Buonasera a tutti, buon anno! Buonasera! Buonasera, buonasera e buon anno a tutti, a tutte Buon e a tutti. anno! E a tutti. Evviva, evviva, evviva! Ci siamo, abbiamo scavalcato il 2020, siamo entrati nel 2021 e devo dire nella maniera migliore da un punto di vista della mia libreria. Facciamo il mio angolino perché non voglio fare, perché per il resto è un po' così. Migliore perché ho con noi in questa libreria virtuale, come vedete, sia io che Martina siamo a casa perché la libreria è chiusa per via del lockdown inglese, però cioè, la libreria in questo momento è questa qui che abbiamo è online, per cui la mia gioia di cominciare l'anno con due scrittrici che sono state fisicamente proprio, ci siamo toccate, abbracciate, baciate, abbiamo vissuto insieme in libreria, perché sia Nadia che Daria sono state in libreria a presentare i loro libri. Per cui questa per me è una gioia immensa. Cioè, mi fa, forse perché sapete, i momenti di così lockdown ti fanno un po' rivivere il passato, un po' di malinconia, un po' di ricordi. Per cui ricordo le vostre due presentazioni benissimo, che sono state bellissime. Nadia è venuta nella nostra sede di Warwick Street. E Daria è venuta a Gloucester Road e veramente le ricordo con grande gioia. Per cui rifaremo un giorno, vi riabbraccerò perché sento che vi riabbraccerò. Perché cioè, ci eravamo piaciute, posso dirlo Molto, sinceramente, di sicuro in pieno. Per cui, perché non sempre funziona, non sempre c'è l'alchimia proprio umana, e tra di noi era funzionata. Allora brindo ancora a voi due, belle signore, che siete state parte del, esatto, voi siete veramente state parte del. Poi posso dire, due vostri libri, Storia della mia ansia e Gli anni al contrario, sono stati assolutamente un boom tra, come chiamo io, i miei vecchietti, cioè tutta quella che è l'adult education, che sono gli inglesi, che non sono, la maggioranza non sono giovanissimi, e fanno i book club, si trovano e leggono i libri in italiano. E i vostri due libri sono stati lettissimi dai miei vecchietti, con grande loro gioia e partecipazione. Sì, Evviva i vecchietti! Siamo assolutamente, contenti. veramente, averne di vecchietti. Allora, due parole, iniziamo questa presentazione del libro di Daria Bignati. Grazie Nadia Terranova che sei qui con noi e farai un po' da ospite per presentare il libro. Oggi faccio azzurro, solo due parole, io dico poi scompaio, anche perché sono ciacolona, io chiacchiero se no troppo. Allora, io voglio ringraziare Daria per questo libro, voglio ringraziarla perché l'ho letto sempre, chiaramente qui ormai il lockdown è diventata la mia vera vita, no? Essere chiusa in casa. Leggere il tuo libro, che è un libro in un certo senso sul dolore e sul superare il dolore, mi ha fatto sì che, non so, presente quando tu dormi, no? Dormi, non sei contenta, dormi male, bla bla bla, poi ti alzi, apri la finestra e fuori c'è l'azzurro. Proprio questa, il tuo libro mi ha dato questa sensazione di aprire la finestra e forse perché il titolo collega moltissimo, quando tu vedi un cielo azzurro ti senti immediatamente meglio. E il fatto che questo dolore venga anche condiviso e venga anche superato grazie al parlare, questo mi ha aiutato a non diventare un essere asociale, chiudermi nel mio lockdown, nella mia casa. Nel senso, tu puoi superare le cose con le persone. Vabbè, questo sono io, che sono le mie interpretazioni, ma questo azzurro del titolo corrisponde veramente a un azzurro del cielo e a un azzurro che poi ti porti dentro e che ti aiuta veramente tantissimo. Per cui, grazie, grazie, grazie. E niente, noi adesso vi lasciamo alle vostre Marlena, domande. ti devo solo dire che ci stanno segnalando che c'è anche Luca, il nostro Luca Bianchini, quindi è proprio una Ah, fan. Luca! Ciao, Luca! E poi mia Ciao, sorella, Luca!
meno mia sorella Donatella Vignardi, quindi che va citata, ecco, tra i tanti amici che vedo, ecco. Lorena Bonelli, eccola. Cioè, questi due li dovevamo citare, ecco. Ecco, benissimo. Allora ragazze, io vi lascio, io intanto continuerò a bere alla fine della vostra serata, sarò totalmente ubriaca ma felice. Ci vediamo dopo. Ciao ragazze, ci vediamo dopo. A dopo. Dunque, probabilmente lo saremo tutte alla fine di questa serata. L'unico rammarico che possiamo avere è quello di metterlo insieme, perché la libreria di Ornella è un posto fantastico e chi c'è stato lo sa e ci torna soprattutto, ed è un posto tenuto in piedi appunto da questa donna straordinaria la cui storia è stata trasfigurata appunto da un libro di Luca Bianchini che salutiamo affettuosamente perché l'ha un po' cantata e cristallizzata nel tempo. Io quando sono andata per la prima volta alla libreria italiana, non so Daria quale sia stata la tua esperienza, però sono andata un po' all'arrembaggio con l'invito, sì, la felicità di andare a parlare a Londra del mio libro, e poi mi sono ritrovata catapultata in questa atmosfera, non volevo andarmene più, volevo farmi adottare da Ornella, volevo restare lì in libreria per tutta la vita come in un romanzo inglese a darle una mano gratis a fare qualsiasi cosa. E quindi l'unica nota dolente è davvero quella di non poter essere insieme, perché sono sicura che avremmo fatto bisboccia fino a tardissimo, avremmo fatto azzurro tardissimo. Una cosa che succede, Ornella l'ha in parte anticipato, ci sono delle cose molto serie in questo libro, quindi vedrete la mia faccia probabilmente cambiare da un argomento all'altro, però è vero che quello che ti resta più addosso di questo libro è l'espressione che dà il titolo, appunto, il fare azzurro, e che viene poi spiegata subito nelle prime pagine, e che purtroppo, o per fortuna, si attacca al nostro linguaggio, al nostro lessico, e capita, una volta chiusa l'ultima pagina, di non riuscire più a smettere di dirlo. Ma oggi posso fare azzurro, che tu lo dica ad alta voce, consapevole di avere un interlocutore davanti che abbia letto, sfiorato il libro e sappia di cosa tu stia parlando, che tu lo dica tra te e te o che tu lo dica ai tuoi gatti, succede comunque anche a me da quando l'ho finito, l'ho letto la prima volta, oggi naturalmente l'ho ripreso in mano, ma mi era rimasto bene impresso di dirmi, bene, stasera si fa azzurro, stasera si farà azzurrissimo, questo è poco duro, questa è l'espressione. Bello. Sì, azzurrissimo, mi sono anche dipinta gli occhi di azzurro, il maglione blu, quindi diciamo che tutto è bellissima. Siamo chiusi a casa e quindi quello che si può si fa. Questa espressione viene utilizzata da una pittrice che si chiama Gabrielle e che è stata, è nota come la maggior parte delle artiste, per essere stata la compagna di un pittore il cui nome evoca immediatamente appunto in tutti noi una consapevolezza immediata, e che però non nomineremo in questo momento, lo nomineremo dopo, proprio per dare spazio a Gabrielle, che non era la compagna di, ma è la protagonista assoluta di questo libro. Attenzione, non è la voce narrante, ma è la voce, senza appunto la precisazione di narrante. E parla tantissimo. La protagonista in realtà è un'altra, e adesso ci arriviamo. Ma mi piace cominciare da chi ha utilizzato per la prima volta questa espressione, appunto, del fare azzurro, perché devo dire che la cosa più sorprendente di questo romanzo di Daria Vignardi è una intersezione che a me personalmente, proprio come gusto personale, piace molto, tra un estremo naturalismo, quindi un realismo completo, c'è una donna che è stata abbandonata all'improvviso dal suo grande amore dopo 20 anni insieme, che soffre tantissimo, che soffre come un lutto e forse anche di più, perché è un lutto intenzionale, quindi non è una disgrazia della vita, che va da una psicoanalista come molte di noi e molti di noi, che incrocia poco perché sta molto sola nel momento in cui la vediamo, la sua vita con quella degli altri, che ha fatto la fotomodella, e quindi c'è immediatamente una fotografia estremamente verosimile di una persona che si materializza davanti, che ha consistenza. E però, fatto abbastanza raro nei romanzi italiani, devo dire, mi venivano in mente alcuni, non so, Stelle fredde di Piovene o altri romanzi in cui c'è all'improvviso una persona che parla con qualcuno che non c'è più. In quel caso era Dostoevskij, in questo caso è Giselle, appunto, la pittrice. In questo quadro di estremo realismo, questa donna, da quando è stata alla sua mostra, parla ininterrottamente con la voce, la sente proprio materializzarsi
mentre ne sta guardando i quadri, e da quel momento non l'abbandona più. Per cui noi abbiamo in questo romanzo, che è un romanzo in un'assoluta prima persona, abbiamo tante voci in realtà, e anche questo è un fatto letterario inconsueto e non facile da gestire, che invece in questo romanzo fluisce molto bene, ovvero una persona che è al centro del racconto con la sua costellazione, una voce immaginifica, quindi che fa da intersezione rispetto al racconto e che però noi immaginiamo come credibile da subito, sentiamo anche noi, non ci facciamo più tante domande. All'inizio sì, diciamo, ma questa donna è un po' strana, sente la voce, ma chi sarà? Al terzo capitolo siamo con lei, sentiamo la voce, parliamo con la voce, ci crediamo completamente. E poi ci sono delle altre voci. Le voci, innanzitutto le voci di un coro, perché questa donna fa la volontaria in carcere e va a cantare insieme ai detenuti. E poi le due voci di due personaggi che vanno dalla sua stessa dottoressa, dalla sua stessa psicoanalista. E inizialmente, quando, se non avessimo letto la bandella, quando leggiamo, incontriamo queste due voci, abbiamo un sussulto, perché non sono segnate da nessuna indicazione nei capitoli. Tanto è vero che io, che avevo letto, sì, ma ovviamente poi distrattamente, perché ti fai prendere dal racconto, a un certo punto, quando ho letto per la prima volta madre, padre, ho detto, ma aspetta, che cos'è? È l'infanzia del Lio Narrante? In realtà abbiamo una ragazzina che è un'adolescente che non vuole più andare a scuola e che ha tutto un universo emotivo segreto che ci sembra di conoscere soltanto noi, no? Perché siamo quasi il suo diario segreto, come spesso capita con gli adolescenti, e un uomo che è invece un seduttore compulsivo, quindi un uomo che ha continuamente bisogno di piacere. Entrambe queste patologie vengono curate da questa dottoressa, la quale, come nella migliore tradizione, ha una ferita profonda, e devo dire che, e poi lascio la parola a Daria, alla sua di voce, anche alla sua lettura, devo dire che anche lì ho sussultato, perché forse è sempre bene dire qualcosa di personale in pubblico, proprio come fa la dottoressa, perché a me è successa la stessa cosa. A un certo punto io ho raccontato un trauma a un mio psicoanalista, ed era talmente forte che lui me ne ha raccontato uno suo. E io non sapevo che questa cosa potesse succedere. Ho fatto tanta analisi per tanti anni, anche, insomma, non era neanche il primo psicoanalista, quindi era già una seconda fase della mia vita, però non sapevo che questa cosa potesse accadere. E io sono rimasta perplessa e non l'ho mai raccontato a nessuno, l'ho tenuto ovviamente per me, e ho sempre pensato poi a quanto quella cosa mi avesse aiutato, ci ho sempre rimuginato. E la trovate in questo libro, nelle prime pagine, cioè al trauma di questa donna, la sua psicoanalista risponde dicendole il suo di trauma. E questo crea immediatamente un grandissimo patto tra le due, perché in una maniera che ovviamente non bypassa quella medica, il rapporto tra queste due donne è anche di grande sorellanza. Ora io sento di avere parlato tantissimo, mi fermo, bevo, sorseggio, chiedo a Daria di raccontarci l'inizio del romanzo e tutto ciò che desidera, ma anche, prima o dopo, come vuole, di leggerci la prima molto incisiva, decisamente incisiva, pagina di questo romanzo per sentire appunto la sua di voce. Ma allora Nadia, potrei forse proprio cominciare con leggere la prima pagina, perché in effetti nella prima pagina ci sono tutte le protagoniste principali, che come hai detto tu sono Galla, la voce narrante, la sua psicanalista Anna Delfante e poi Gabriele Münter, questa voce. Allora, vediamo, me lo sono messo qui, leggo, perché il romanzo Oggi faccio azzurro comincia così. Ho perso per colpa mia il mio grande amore. Deve trovare un colpevole e trova se stessa, dice la dottoressa Anna Delfante, pulendo le lenti degli occhiali rossi con la sciarpa azzurra. Vengo da lei 2 volte alla settimana. Non le parlo dei pomeriggi passati a calcolare l'ora migliore per buttarmi dal balcone. Preferirei farlo di notte. Ma se non morissi, rimanessi agonizzante nel cortile? Abito al secondo piano, non al sesto. Forse di mattina è meglio. Le 5 del mattino sono un buon compromesso. Silenzio, buio, ma il portinaio, già alzato per portare i bidoni della spazzatura in strada, si occuperà di smaltire anche il mio corpo in tempo per risparmiarne la vista ai bambini che escono per andare a scuola. Buttaci lui dal balcone, spunta la voce, quando resto troppe ore sul divano a osservare la magnolia grandiflora del cortile.
Anche io volevo morire quando Vasili se n'è andato. Non posso pensare che 100 anni dopo siamo ancora messe così. La voce è comparsa il 13 di agosto, nel mezzo della mia prima estate senza Doug. Ecco, inizia così, è una pagina, però in questa pagina c'è già, non dico tutto, perché come tu hai detto ci sono altre due voci narranti, che sono quelle di Bianca, la ragazzina, e di Nicola, quest'uomo 30-40enne, come tu hai detto, seduttore compulsivo, cioè un uomo che ha un problema. Lui va dalla psicanalista perché vuole risolvere molto pragmaticamente il suo problema. Lui deve ritornare a prendere l'aereo perché il suo lavoro lo porta in Africa, lavora in un ONG, ha degli attacchi di panico, non riesce più a prendere l'aereo e quindi decide di andare da una psicanalista, glielo consiglia qualcuno. Bianca invece non riesce più ad andare a scuola, è bloccata a casa. Tra l'altro questo romanzo finisce all'inizio del 2020, è ambientato nel 2019, negli ultimi mesi del 2019, finisce all'inizio del 2020, anzi all'arrivo del 2020, perché finisce prima della fine dell'anno, quindi la pandemia non entra. E tra l'altro io durante il primo lockdown, avevo smesso di scrivere, in quei 3 mesi non ho scritto mai. Però è vero che tutti e tre sono come cristallizzati in un momento della loro vita in cui non fanno quello che facevano prima, non fanno quello che hanno sempre fatto. Tu hai iniziato questo incontro citando il titolo che dicevi che ti è diventato familiare, quest'oggi faccio azzurro, che vuol dire oggi non vado a lavorare, vuol dire, è un modo di dire tedesco, viene dal Medioevo, quando gli artigiani facevano azzurro, ovvero vedevano il cielo azzurro solo un giorno alla settimana, gli altri giorni li immagino in scure botteghe dove non vedevano il cielo. Invece nel giorno libero, che era lunedì per gli artigiani come per i nostri parrucchieri, potevano vedere il cielo. E oggi faccio azzurro, appunto oggi non vado a lavorare. Per i nostri tre è tante cose, perché è quello che gli sta succedendo, ovvero questo momento di sospensione nelle loro vite, può essere poi anche un futuro, può essere tante cose. Insomma, oggi faccio azzurro, credo che sia evocativo di tante sensazioni. No, scusa, mi sono fissata a leggere un messaggio di Rossana che dice: bella storia, smuove la voce che c'è dentro di noi, non sapevamo di esistere, che non sapevamo esistere. Hai ragione Rossana, perché questa voce, come ha detto Nadia, alla fine, anche se non è la protagonista, perché la protagonista principale è Galla, però la voce di Gabriele Münter è quella senza la quale questo romanzo non esisterebbe. E quindi voce interiore o voce... Sai, io sono sempre contenta quando sono i lettori poi a dare sulla loro lettura della storia, perché io naturalmente metto in scena una serie di cose. Io so più o meno, e comunque ho le mie idee sui personaggi, però poi... Secondo me l'autore non ha una lettura, non so Nadia come tu la pensi, ma secondo me l'autore non ha la lettura giusta o la lettura univoca di tutto quello che succede nel suo romanzo. L'autore mette in scena e poi però il lettore può anche decidere qual è per lui, cioè qual è la lettura che lui insomma ricava da quella storia. Quindi mi ha fatto molto sorridere che tu dica ai tuoi gatti oggi facciamo azzurro. E ti ho vista in bagno mentre ti truccavi per questo incontro bellissima con i tuoi due bellissimi gatti, che gli dicevi stasera ragazzi si fa azzurro. E non è che stasera tu non lavori, perché stai lavorando, però stasera è un po' una festa perché siamo qui con Ornella,
Martina, Alice che è dietro le quinte, beviamo un bicchiere, inauguriamo questa stagione dell'Italian Bookshop e sappiamo tutte cosa c'è dietro, no? Siamo qui nelle nostre case, sappiamo tutte che per Ornella la vita non è più come prima, sappiamo tutte quanti morti ci sono stati oggi a Londra, sappiamo che la Lombardia dove io vivo da domani è zona rossa, però questa sera facciamo azzurro. E chissà quando faremo azzurro, nel senso di rivedere il cielo, ma proprio pienamente, perché a me sembra di alzare gli occhi e vedere sempre il tetto del mio sesto piano romano. Anche la Sicilia sarà zona rossa, e quella dove sono nata e dove io Guarda, penso. pensavo prima, pensa che, no, come al solito, le coincidenze, questa sera ci incontriamo, tu siciliana, io che vivo in Lombardia da 36 anni, le uniche due regioni zona rossa, oltre alla provincia di Bolzano e Londra, che è in un momento di grandissima difficoltà. Insomma, tutte noi rosse siamo qui a fare azzurro. Tra l'altro, il rosso è importante in questo romanzo perché tu ti ricordi che è uno dei colori di Anna Del Fante, che è questa psicanalista che sembra un po' arretrata nella storia, però insomma anche lei conta moltissimo. Lei ha gli occhiali rossi e la sciarpa azzurra, l'ho letto prima, e insomma questi due colori appaiono subito, così come tanti altri colori appaiono in questa storia, però quei due colori sono i colori che tu non hai voluto citarlo, quell'uomo, mi piace molto questa cosa, non lo citerò neanch'io. Però Se vuoi possiamo dopo. il compagno Dopo possiamo. Di Gabriele Münter diceva che il rosso e l'azzurro insieme provocano una strana, potente armonia, che secondo me è la strana e potente armonia che evoca Anna Del Fante, questa psicanalista così poco ortodossa. Mi diverte molto che anche tu hai avuto, cioè mi diverte, scusa se uso il termine mi diverte, magari a te non ha divertito, la psicanalisi è un lavoro durissimo, che però tu abbia avuto uno psicanalista che ti ha raccontato un suo trauma, così come fa Anna Del Fante con Galla, che credo che sia una cosa anomala, non credo che sia una cosa così ortodossa o frequente, perché di solito l'analista non dice nulla di sé. Però evidentemente ci sono analisti che pensano che mettere in campo un loro, insomma, una cosa loro importante possa avere un senso nell'analisi della persona con cui stanno lavorando. Sono degli unicum in realtà, perché anche lui non è che abbia poi più rifatto, no? Come del resto anche Anna lo dice quella volta e poi ogni tanto torna ad agganciarsi e le dice, sa Galla, anche si ricorda Galla, anche io, eccetera. Tra l'altro, oltre ai colori che tu citavi, è divertente, sì, la psicoanalisi è un duro lavoro, ma ha anche dei suoi momenti di grande ironia e di grande autoironia, per fortuna, che ci salvano. Ed è divertente che questa ex fotomodella, appunto, che si chiama Galla, perché non l'abbiamo detto, ma dice appunto come Galla Placidia, e dice essere stato l'unico atto di coraggio della madre, il più grande atto di coraggio della madre, averla chiamata così, un nome che tra l'altro, a proposito di risate, suscita troppo spesso la risata. Lei se ne accorge quando viene chiamata senza essere presa in giro, senza un sottile filo di ironia. Mi sono chiesta come deve essere avere un nome così marcato, perché lei nota quando il suo nome è pronunciato in maniera normale e non viceversa, quindi è come se fosse abituata continuamente a essere presa in giro. E questa donna, appunto, oltre a vestirsi di rosso e di azzurro, si veste in maniera molto anziana, come se volesse dimostrare più della sua età, no? La psicoanalista. Dice Rossana che in zona rossa dovremmo avere tempo per fare azzurro, sì, anche in zona arancione, persino in zona gialla, perché comunque il tempo per fare azzurro ce lo dobbiamo ritagliare, che sia un ombretto, che sia una finestra spalancata, che sia una copertina di un libro, andarsi a rileggere pagine del libro di Daria Bignardi, 5 minuti al giorno facciamo azzurro. E quindi dicevamo azzurro e rosso i vestiti un po' da vecchia, ma perché? Ma chi è questa Anna? Come fate? No, Perché beh, sei così allora, bella? Anna Del Fante, la psicanalista, è uno dei personaggi più volutamente misteriosi, perché tu non devi sapere cose del tuo psicanalista. Mi piaceva che ci fosse questa donna
Intanto poco ortodossa. Difatti la voce è questo fantasma di Gabriele Münter, la pittrice realmente esistita, realmente vissuta, realmente abbandonata 100 anni fa dal suo compagno, che era uno dei più grandi pittori della storia dell'arte, era insomma quello a cui si... è il pittore che diciamo che ha inventato l'astrattismo, perché il suo acquerello del 1910 è quello da cui diciamo sì, qui nasce l'arte astratta. In quel periodo erano 2 o 3 o 4 i pittori che insomma lavoravano attorno all'astrattismo, però lui non solo ha fatto questo primo acquerello, ma anche lo ha teorizzato in un suo famoso libro. Mi piace moltissimo questo gioco che ti sei inventata di non nominarlo, Nadia, e continuerò fino alla fine a non farlo. E quindi non mi ricordo più però perché stavo parlando di lui, il vino comincia a fare effetto. Dobbiamo sapere la psicoanalista. Esatto, no, stavamo parlando, tu mi avevi chiesto di Anna Del Fante. La voce è molto scettica nei confronti di Anna Del Fante. Capiremo perché alla fine, capiremo cosa rappresenta questa voce. In analisi si hanno delle resistenze, in analisi succedono molte cose, l'analisi è un lavoro... guarda, nelle presentazioni che ho fatto di questo libro ho parlato pochissimo di questo aspetto, però mi pare di capire, non ne avevamo parlato io e te, ma che tu conosci l'analisi, quindi e quindi mi viene insomma invece con te di approfondire questo tema che è importante in questo romanzo, perché anche se io dico poche cose, però ce ne sono tante sottointese, ovvero che questa voce potrebbe essere una voce negata della protagonista e che il motivo per cui la voce del fantasma, questa Gabriele Münter realmente esistita, questa meravigliosa scrittrice, questa meravigliosa pittrice, però si prende la briga di negarla, perché l'analisi è sempre difficile, cioè l'analisi è faticosa, l'analisi è dolorosa, l'analisi è un lavoro, ripeto, quindi quando siamo in analisi dentro di noi ci sono delle resistenze, cioè è proprio un lavoro, quindi nel lavoro che sta facendo Galla, che è una donna molto sofferente, perché dopo 20 anni, insieme a questo marito, Doug, viene lasciata, ed è una cosa che lei non si aspettava che sarebbe mai potuta succedere, perché lui non le aveva mai a lui tutta la vita, per la loro vita insieme, le aveva sempre detto io non ti lascerò mai, e invece un bel giorno le dice, sono in bagno loro due, lei si sta lavando i denti, lui è seduto sul batter, e le dice, ma cosa ne dici se ci separiamo? E lei, invece di fare quello che vorrebbe, ovvero non so, aggredirlo, dirgli ma sei pazzo, ma no, ma mai, ma figurati, devi passare sul mio cadavere. Lei ha, come sempre, ha avuto in tutta la sua vita, nei suoi confronti, un atteggiamento materno, e quindi gli dice, ma penso che se quello che vuoi lo devi fare, no? Che se vuoi è una reazione... di un certo tipo di donna, che evidentemente è Galla, che non dice quello che vuole realmente, ma pensa subito al bene dell'altro. e quindi lì però lei si mette in un guaio, perché lui benissimo prende e se ne va senza darle spiegazioni, e lei non può vivere senza spiegazioni, perché non può elaborare da sola 20 anni di matrimonio, 20 anni di vita comune. Poi, allora, in questo romanzo ci sono tante cose non dette, tante cose sottintese, però io ho immaginato che tra questi due, tra Galla e Doug, ci fosse anche una grande intesa professionale e una grande avventura professionale fatta insieme. Lei faceva la modella, lui faceva il fotografo, tra l'altro lei era una modella a un certo punto importante, e quindi lui invece era un fotografo americano arrivato strapelato, lei gli fa il book gratis, dopo lui diventa un bravo fotografo, però immagino che loro proprio abbiano un
insieme una vita importante a livello professionale, così come ha la nostra Gabriele Münter con quel suo famosissimo, più che famosissimo, immortale pittore, suo compagno, col quale sta 14 anni e che sono i 14 anni centrali nella vita di quel pittore, in cui quel pittore proprio mette le basi, le radici di tutto quello che poi sarà. E quindi, allora naturalmente Galla, quando lui se ne va in quel modo, non solo è molto addolorata, di più, è disperata. Il motivo per cui è così disperata poi lo capiremo, perché ha molto a che fare con la storia personale di Galla. Però è anche vero che in qualunque separazione, in qualunque divorzio, dopo così tanto tempo insieme, c'è un tema di identità, no? Una coppia, quando è una coppia così, così come era quella dei due pittori e anche quella di Galla e suo marito Doug, quando c'è così tanto di vissuto insieme, sia come scambio sentimentale, erotico, ma anche appunto professionale, si costruisce un'identità tale che è difficilissimo poi ricostruire. E quindi ho immaginato che Galla sia così disperata per due motivi. Uno è che ha perso la sua identità e ne deve costruire un'altra, ma insomma è una donna matura, non è facile ricostruire un'identità, ripartire a 49 anni, l'età di Galla, poi con le scelte che lei ha fatto, perché poi Galla era una che aveva studiato al liceo artistico, faceva la modella totalmente per caso, ha fatto la modella dai 18 ai 28 anni per caso, e quindi... L'ha fatta come perché era bella, In realtà la cosa particolare è che Galla... soffre, cioè lei ha l'anemia mediterranea e l'anemia mediterranea fa sì che lei sia molto pallida e molto magra, e queste due caratteristiche, il pallore e la magrezza, negli anni, nella fine degli anni 80, che sono quelli in cui lei un giorno va al concerto italiano, al primo concerto italiano di David Bowie, che è il suo idolo, il giorno del suo compleanno, lei compie 18 anni, lei è di un paese del Comacchio, che è veramente un altrove, è un posto veramente piccolo, studiava a Ravenna, però quel giorno, i suoi 18 anni, va a Milano a un concerto di David Bowie e lì, a Milano, la Milano dell'87, incontra una signora che dal numero di telefono dice: ma perché non vieni in agenzia? Ciao girls, Caterina Soffici è arrivata. E lì comincerà a fare la fotomodella, perché ci si trova, perché nella vita succede che si facciano le cose per caso, succede spessissimo, succede molto più spesso di quanto noi tutto sommato ci aspettiamo che si facciano le cose per caso, però poi succede secondo me sempre che poi per qualche giro tortuoso si arriva poi a certi nodi di se stessi, qualunque cosa si abbia fatto. E io immagino che Galla, in questo momento della sua vita, stia facendo veramente i conti con tutte le sue cose irrisolte che vengono dalla sua infanzia, dal suo rapporto con sua madre, dalle cose che non ha fatto, ovvero disegnare, che era quello che lei voleva fare da ragazza. E quindi questo momento così doloroso, che è quello del suo divorzio, in realtà molto dolorosamente però rimette tutto in gioco. È vero che nelle ultime pagine si suggerisce chi sia la voce, appunto come accennavi tu, e si suggerisce come questa voce sia entrata e sia perfettamente dentro questo scenario che tu adesso hai ricostruito. È anche vero però che la dimensione onirica della voce è quella che ci portiamo dietro per più pagine, quindi nonostante poi nel finale ci sia
un suggerimento di che cosa sia realmente quello che io come lettrice, tu dicevi prima che i lettori si fanno il loro libro, no? Giustamente, lo penso anch'io, quello che io come lettrice mi sono portata dietro e invece rimane questa intersezione onirica, probabilmente perché l'ho vissuta per così tanto tempo durante il romanzo, che poi la spiegazione psicoanalitica, razionale, che Ma è giusto sicuramente così. È resta. Quello che mi chiedevo di Galla, che mi sono chiesta, no, per tutto il tempo, lei era legata a Doug come se fosse legata a un filo, no? Come a volte sono certe unioni di lungo corso, quelle in cui ci sembra di non, che tutto sia immobile per sempre, di non poter fare a meno di vivere in quel modo, e che poi invece quando finiscono, quando si dissolvono, sì, c'è un trauma, no? C'è un trauma molto forte, questo trauma dell'abbandono. È un trauma riconosciuto persino dalla dottoressa, però in realtà è come se da un lato la sua vita si è spopolata, no? Si perde una persona e il mondo intero di quella persona diventa deserto. Dall'altro, piano piano, si cominciano a distinguere profili, sagome di se stessi, no? Viene fuori tutto il passato di questa donna, vengono fuori anche forse i suoi reali desideri. Le sue pulsioni più reali, e addirittura c'è spazio per l'amore. No, E non guarda, c'è. volevo solo dirti che magari ti è sfuggito, non vedi i messaggi, che c'è Eleonora Guella, che tra l'altro ha questo cognome così simile al nome della protagonista di Oggi Faccio Azzurro, che dice: è inusuale, ma mi trovo anch'io a condividere lo stesso trauma con la mia psicanalista. Molto divertente questa. In realtà, come è capitato, quello che è capitato a me è più simile a quello che è successo a Galla, cioè non è lo stesso, non era lo stesso, era diciamo di varia entità, esatto, diversa. Quindi lo stesso è un ulteriore upgrade a quello che stiamo dicendo. E però sì, io credo che a volte ci sono dei momenti in cui per forza, per il tipo di legame che si crea nell'analisi, non quello che noi viviamo, ma quello che probabilmente vivono dall'altra parte sull'altra poltrona, non si può fare altro che dire un momento, qui devo mettere sul piatto anch'io qualcosa, perché se no si perde qualcosa in verità. Poi scorrono tutte le altre sedute con te che parli, parli, parli e te ne vai via con la sensazione di aver parlato solo tu. Però c'è un momento in cui evidentemente aver provato scatta questo ed è molto bello ed è raccontato davvero in maniera molto verosimile in questo libro, ed è vero che del personaggio di Anna del Fante noi non sappiamo tanto, come non sappiamo niente, non sappiamo tanto delle persone che andiamo a visitare una o più volte a settimana e che paghiamo, ma proprio la conosciamo nella stessa maniera, cioè la immaginiamo, la vediamo, la sentiamo parlare, abbiamo questo squarcio improvviso sulla sua vita e poi ce lo portiamo dietro. Questa cosa è molto bella. Ma io adesso volevo spostarmi perché appunto abbiamo parlato di diverse voci narranti e volevo parlare, ti devo dire la verità, di quest'uomo che a me sta simpaticissimo. Come devo fare? Che Nicola, no, modo ho per far diventare simpaticissimo Nicola? Nicola, Io adoro Nicola, è il mio personaggio preferito, non dovevo dirlo perché tutto è un libro pieno di donne e il mio femminismo mi ha fatto nominare quel compagno famoso della pittrice che si chiama Gabriele, mi ha fatto parlare di Galla, mi ha fatto parlare di Anna, mi ha fatto parlare di Bianca, ma io confesso, io adoro Nicola. no, anch'io. Allora, diciamo a chi non ha letto il libro che Nicola, diciamo senza dire, Nicola, dicevamo prima, è quest'uomo tra i 30 e i 40 anni, secondo me tra i 35 e i 40, ma non lo diciamo, che è stato abbandonato dalla sua compagna, questa Rosa, e lui, insomma, è un uomo che non sopporta di soffrire. E vabbè, ha questo sintomo, sono gli attacchi di panico per cui non riesce più a prendere l'aereo ed è il motivo per cui va dalla psicanalista. Ma in realtà mi sembra di capire che la cosa veramente preoccupante in lui non è tanto che ha gli attacchi di panico e non riesce più a prendere l'aereo, ma che è una specie di seduttore ossessivo. Cioè lui ha una tecnica per cui ha sempre due o tre ragazze in ballo con le quali ha una tecnica di seduzione legata a messaggi, aperitivi, poi le porta a casa, tutta una tecnica della quale si parla molto bene nel romanzo, perché lui a un certo punto proprio irrompe come voce narrante, quindi in prima persona lui racconta come fa a sedurre le ragazze, intanto come le trova sui social, le seleziona dai profili, le
gli scrive, propone un caffè, se al caffè la ragazza gli piace propone l'aperitivo, dall'aperitivo poi le porta a casa con una scusa che è legata a un gatto, a casa insomma quaglia, ma capiamo che non è quella poi la cosa che gli interessa, lui piace proprio, non solo gli piace, lo placca, lui per non sentire il dolore che prova per questa compagna che lo ha abbandonato, lui ha bisogno di sedurre delle altre donne e in questo lavoro, perché lui proprio lo fa in maniera scientifica come un lavoro, si placca, invece di prendere degli psicofarmaci, invece di fare altro, anche a me è molto simpatico Nicola, perché è quello più arretrato nel processo di conoscenza di sé, è più arretrato di Galla, che già è molto fragile e anche ingenua, nonostante sia una donna di quasi 50 anni. È più arretrato di Galla è molto ingenua, ha quasi 50 anni, ma è veramente molto ingenua. È una donna totalmente priva di cinismo, sembra che abbia vissuto fino adesso in una bolla, non capiamo come mai fa a essere così indifesa. Lo capiamo più di Bianca perché ha 17 anni, però Bianca già mi sembra più saggia, tutto sommato, anche se ha solo 17 anni, però alla fine il più ingenuo di tutti è questo Nicola, che sembra il cinico della situazione, ma non lo è assolutamente, è proprio un uomo in balia di della sua incapacità di capire se stesso, almeno io l'ho immaginato così. A te cosa piace di lui? Sì, la sua consapevolezza, il fatto che lui ha completamente, mentre noi vediamo Galla che si barcamena tra quello che le è successo e quello che piano piano capirà e arriverà facendo azzurra una consapevolezza, ma chi legge sente fin dall'inizio di sapere più di lei e sente che, come dire, quasi il lettore la conduce fino a dove poi Galla arriverà. Invece per Nicola è radicalmente diverso, lui ti stordisce con la sua consapevolezza, con questa sua vita apparentemente assurda, che però lui conosce e passa al microscopio, e quindi lui, noi sappiamo da subito che lui ti dice sostanzialmente sì, io sono un figlio di, però lo so e vi dico questo e quest'altro. Poi naturalmente anche questo escamotage del gatto, lui è un gatto, femmina, tricolore, dice che le tricolore sono le più intelligenti, le più matte, e infatti io purtroppo la mia tricolore, cioè Venere, speravo che si appalesasse, però evidentemente sente parlare di lei e se ne sta alla larga, e quindi lì mi ha fatto molto sorridere, perché quello che hanno detto anche a me quando ho preso le mie due gatte, sono una nera e una tricolore, mi hanno detto che la tricolore è matta, molto intelligente ma matta, e un po' devo dire che così mi sta molto simpatico, e oltretutto ha un legame che forse non sveleremo, però insomma c'è un legame con tutta un'altra parte poi della vita di Galla, e poi infatti volevo farti una domanda anche su questo, no? Su tutto il carcere, ti volevo chiedere qualcosa su questa sua attività apparentemente bislacca di volontaria, e che invece la riempie, la arricchisce, e inaspettatamente poi costituisce anche parte della trama. Sì, dicevamo prima che ci sono tante cose che succedono per caso, no? Nella vita di Galla sembra che davvero tantissime siano le cose che succedono per caso, il lavoro che ha fatto per molti anni, e da quando sta così male, lei totalmente per caso fa la volontaria in carcere, perché un suo vicino di casa, che abita sotto di lei, l'ha conosciuto perché un giorno si era allagato il bagnetto di questo vicino. Lui evidentemente capisce che lei sta male, perché lei sta veramente male, insomma, da quando il marito se n'è andato, lei non esce più di casa, non mangia, già prima era pallida e magra, adesso insomma, è distrutta, esce di casa solo per andare dalla psicanalista, e questo vicino le dice, c'è sempre un angelo, no? Quando si sta male, compare sempre un angelo, l'angelo è veramente uno che passa di lì per caso, ma secondo me c'è sempre un angelo, e lui le propone di andare a cantare nel coro dei detenuti tossicodipendenti a San Vittore. Esiste veramente questo reparto, il reparto della nave, ora purtroppo da marzo, da quando c'è la pandemia, non è più in funzione, perché tutte le attività
sono sospese nelle carceri. E Galla comincia a fare questa cosa che si chiama volontariato, ma in realtà lei va lì e sta meglio, cioè il carcere è l'unico posto dove lei si sente meglio, si sente accettata, si sente protetta, i detenuti la fanno sentire, non sanno niente di lei, sì, sanno che c'è, lei dice che c'è questo marito, Doug, non dice che si sono lasciati, perché lei intuisce che se no magari loro si innamorano, succedono casini, chi vai mai a sapere, dice ma no è bello, lascia che sognino, però io dico che c'è Doug, e lei va lì e canta, e quando entra in carcere, sai, entrare in carcere è una cosa complessa, impegnativa, tu arrivi, dai il telefono, viene chiuso dentro a chiave dentro un armadietto, dai documenti, poi passi nel caso di San Vittore, 7 cancelli, quindi c'è tutto un avvicinamento a un altrove che proprio anche sia simbolicamente che fisicamente è molto espresso. E Galla, che per il resto del tempo sta malissimo, non dorme, non mangia, prende psicofarmaci o beve per superare le sue nottate infernali, mentre quelle due volte alla settimana che va in carcere a cantare, invece si sente più serena, perché quello del carcere è un mondo a parte. Se ne parla nel romanzo, poi lei coinvolgerà qualche altro protagonista in questa sua frequentazione, e quindi poi insomma questo mondo altro, questo dentro, che c'è un dentro di noi che è quel posto dove succedono tante cose misteriose, dove ci sono queste voci che lottano, che litigano, e c'è un dentro che in quel caso è proprio un dentro fatto di un luogo dal quale non si può uscire, che è il carcere. E se vuoi leggo una pagina che parla, sì, perché la parte del carcere è fatta di piccoli ritratti dei detenuti con i quali Galla parla, fa un po' amicizia. Potrei leggerne, guarda, una velocissima, voglio una parte. Lì a chiederti di darci una, di aprirci una finestra su questo, sì, mondo. Sì. Allora, guarda, leggo la pagina dove Galla incontra Daniele. Venerdì sono salita al terzo raggio insieme a Daniele. Daniele è più vecchio degli altri del coro, ha uno sguardo chiarissimo, grigio, stanco. Sono appena stato a colloquio con la mia pelosa, mi ha detto mentre salivamo le scale umide e polverose che portano al reparto dei tossicodipendenti. Ci ho messo un po' a capire che la pelosa era il suo cane. Me l'ha portata la mia compagna. A dirla tutta non è la mia compagna, è un'amica, insomma fa la prostituta, ma non in strada, in appartamento, a un giro suo. Oggi mi ha detto che non può tenere più la mia pelosa perché non va d'accordo con i suoi cani. Adesso come faccio? D'istinto mi è venuto da dirgli te la tengo io, ma per fortuna non l'ho fatto. Ho imparato a controllarmi almeno un po'. Ho prestato d'istinto soldi che non avevo, ho regalato tempo che mi mancava, oggetti che ho dovuto ricomprare. Si vede che non sono davvero generosa, che non sono all'altezza dei miei slanci, come mi ha detto una volta Doug. Daniele ha 60 anni e capelli bianchi. Mi sono rovinato con la cocaina, mi ha raccontato. Pesavo 40 kg più di adesso. Sono qui perché mi hanno trovato due fucili in cantina, ma non erano miei. Perché ti facevi così tanto? Gli ho chiesto. Si è girato a fissarmi con quegli occhi strani. Ero innamorato. Sai, i tossicodipendenti hanno molto in comune con Galla. Anche Galla deve disintossicarsi. E questa è una delle cose che poi si racconteranno in questa storia. Sì. Tutto il processo di Galla è un processo di disintossicazione, subito non lo vediamo perché subito non lo sa neanche lei, ma da un certo punto del libro in poi diventa molto molto chiaro. Senti, ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci, perché viene, la raccolgo da una domanda che è arrivata sull'ambientazione del libro. Leggevo che una lettrice chiede se il libro è ambientato a Monaco, e quindi volevo che ci dicessi qualcosa su dove dove hai deciso di far fare azzurro i tuoi personaggi?
Ebbene, Monaco è un luogo molto importante, Monaco di Baviera, perché è il luogo dove Galla vede per la prima volta la mostra di Gabriele Münter e questi quadri così colorati, così coinvolgenti, ma così privi di gioia, le parlano e difatti poi lei scoprirà che nella biografia di questa pittrice Gabriele Münter c'è una cosa quasi identica a quella che è successo a lei, ovvero due persone che si amano per molto tempo e poi lui se ne va senza spiegazioni. Così come è successo a lei con Dag, era successo a Gabriele Münter con, adesso forse è il momento di citarlo, con Vasily Kandinsky. Quindi Monaco di Baviera è il posto, e precisamente la galleria Langbachhaus di Monaco di Baviera è il posto dove Galla fa la conoscenza con Gabriele Münter, che è questa voce che poi sentirà per tutta la storia. Io nel frattempo avevo la mia gatta che mi mordeva, a cui ho detto no. Okay. Posso fare una velocissima domanda? Che ancora la tutina operatoria. Lei è Ida, che mi ha morso mentre stavamo parlando e quindi avete sentito un no che era rivolto a lei. No, è bellissima. Come si chiama la gatta? Lei si chiama Ida, la sorellina Aida. Aida. Invece la sorellina tricolore si chiama Venere, ma si è distratta. Hai dato un nome proprio qualunque. Esatto, esatto. Beh, anche il gatto di Daria ha un nome poco impegnativo, devo dire. Il mio gatto si chiama Obama, ma per un motivo, tra l'altro non lo trovo neanche un bellissimo nome per un gatto, è che io l'ho preso il giorno dell'elezione di Barack Obama, quindi vi ricordate, vi ricordate tutto quel giorno, non si poteva pensare ad altro, quindi non ho potuto chiamarlo che così. No. Ascolta Daria, volevo una domanda, una curiosità, ma tu ascolti veramente la musica rap? Sì. No, non è che la per la ragazza, per la ragazzina è importante la musica allora, rap, no? Quel pezzo che poi ho messo proprio in esergo al libro, sì. C'è questo personaggio che è esistito veramente, purtroppo è morto a 20 anni, XXX Tentacion, un ragazzo splendido, un grandissimo artista con una vita molto molto sfortunata, è stato ucciso a 20 anni ed era un ragazzo molto sofferente, ha avuto una vita disgraziata, proprio insomma riformatorio dai 12 anni, e un ragazzo che soffriva moltissimo anche per amore, e la frase che ho messo in esergo di questa sua meravigliosa canzone che si intitola The Remedy for a Broken Heart, per un cuore spezzato, dove lui ripete in continuazione Why I'm so in love. Perché l'ho messa? Perché lui continua a chiedersi perché sono così innamorato, ma anche, ed è evidente dal modo in cui la canta, perché soffro tanto. E quindi soffrire per amore, che è quello che fa Galla, che è quello che fa Nicola, che è quello che fa anche Bianca, perché poi deve essere così vicino all'amare? Che è una domanda che riguarda tutte le persone, tutti i personaggi di questo libro, riguarda Gabriele Münter, no? Ma amore, è poi così l'amore, è così legato alla sofferenza? Questo insomma è proprio il grande tema alla fine di questo romanzo. Non esiste un amore più facile, più leggero, più felice, più tranquillo. Ecco, diciamo che c'è un sotto, in tutta questa storia c'è questo sottotesto, e quindi ho deciso di scegliere quella frase dalla canzone di Tentacion che dice Why I'm so in love, ovvero, però detta, ascoltatela voi che ci state, sì, sentendo, la conosco. Il romanzo vi ha, no, tu lo so Ornella che la conosci. Ma sono insomma, andata a cercarla come i quadri di Giselle, devo dire che io sono andata, ho usato come punto di partenza il romanzo, sono andata anche a cercare la canzone. Hai sentito, no? Com'è? È bellissima. È molto dolorosa, ma soprattutto c'è una persona che si chiede perché soffro così tanto, perché sono così innamorato. Ehi, c'è anche Nadia Focile, un bacione anche a te Nadia. Ciao bello. Nadia!
E quindi sì, grazie per questa domanda, perché questa era proprio una cosa che andava detta, questo tema della sofferenza in amore, che insomma alla fine ha a che fare poi con altre cose, almeno questa è l'idea che mi sono fatta di tutti questi personaggi, cioè che ognuno di loro, sia Galla che Bianca che Nicola che Gabriele Münter, abbiano nelle loro vite qualcos'altro che è successo, che e anche i tossicodipendenti in carcere, insomma, è questo che lega tutti. C'è qualcosa nelle vite di tutte queste persone che ha fatto di loro delle persone così, non dico predisposte, non è il termine giusto, ma così, insomma, persone che hanno accolto nelle loro vite un grande dolore legato all'amore. Certo, va bene. Beh, io poi neanche con gli occhiali riesco a leggere quello che scrivo sotto. No, Grazie Sabrina, per la compagnia. ringraziamenti e tutte dichiarazioni di voler fare azzurro pure di questi tempi davvero Assolutamente, difficili. assolutamente. Questo sarà il nostro proposito da adesso in poi, cioè da adesso, deve essere, dobbiamo fare azzurro, ragazze, perché sennò qua dobbiamo essere così. Io vi voglio ringraziare perché. Ma dov'è Alice? Tira fuori anche Alice. Tirala fuori. Ma Che Alice, si guarda, nasconde. Alice non si fa vedere, Alice d'osso di No, la Mondadori. vogliamo vedere Non anche so se Alice. avrà il coraggio, Non voleva perché comparire, ma la faccio Alice comparire. è più timida sai come sono fatta io, Alice, No, mi adesso. fa segno di no. Lo Allora, sapevo. io approfitto per Va bene. farvi l'ultima domanda, che è più che altro una curiosità. Chiedono se al netto delle presentazioni, prima di stasera, Nadia leggeva Daria e Daria leggeva Nadia? Io Sì. ho letto, penso, tutti o quasi i libri di Daria, infatti, una domanda che mi è rimasta fuori è quella del passaggio metamorfico che ha fatto del suo autobiografismo, ma glielo farò in un'altra presentazione. Credo di averli letti quasi tutti, se non tutti. E io altrettanto con Nadia, e quindi sì. Anche se è la prima cosa che facciamo insieme, perché io in realtà ti ho fatto un'intervista in radio per K, questo bellissimo libro che hai fatto per l'inchiesta di racconti e che hai curato, però non avevamo mai parlato insieme di un nostro. Io avevo recensito Storia della mia ansia, mi Sì, ricordo, però non avevo mai sentito parlare di libri e quindi sì, è la prima volta, però io sono una sua lettrice, sì, assolutamente. vedete, è l'Italian Bookshop che mi ha messo così insieme una sopra l'altra in questo momento e io sono felicissima di questo. Grazie Comunque, Ernesto, sempre no, io vi quando ringrazio perché è stato. sempre delle cose meravigliose. No, però ragazze, Comunque, però tutti vogliono fare io azzurro, ecco, sì, sarà il nostro. azzurrissimo. Assolutamente, abbiamo lanciato una cosa, tutte facciamo azzurro, ragazze, tutte ragazze, ragazzi, chi ci ascolta, chi ci guarda, chi bla bla bla, facciamo azzurro perché è la nostra, è quello che dobbiamo fare, perché se no guai, no guai, e basta, dobbiamo fare azzurro. Io vi ringrazio di tutto cuore, veramente è stata una serata bellissima, per me ha voluto dire tanto. E io vi ringrazio del vostro tempo, delle vostre cose che scrivete, di tutto, vi ringrazio. Adesso poi mi commuovo e per cui tagliamo via, Martina, toglimi prima che mi venga il pianto. No, io No. penso, grazie della bellissima serata. Facciamo un altro brindisi all'azzurro. All'azzurro, All'azzurro. e viva All'azzurro. l'azzurro! Tutte le persone che ci hanno seguito, a Caterina, Luca, Donatella, Rita, Ada, Lucia, Marietta, Simona, Laura, Fede, tutti, tutti, grazie. Grazie di Grazie a essere qui tutti. con noi, con Grazie Ornella. a voi. A presto. Grazie, grazie di cuore. Veramente. Ciao. 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 Ciao.
Ornella, allora rimaniamo per i consueti saluti. Allora, visto che abbiamo fatto azzurro tantissimo, allora se lo volete fare anche voi azzurro, ovviamente dovete comprare il libro di Daria Bignardi sul nostro sito www.italianbookshop.co.uk oppure chiamarci e ve lo spediamo a casa se siete a Londra o in Inghilterra. Assolutamente. E in ogni caso il codice sconto vale sia per i libri della Daria Bignardi sia per i libri di Nadia Terranova, che io vi consiglio, che sono bellissimi. Tutti e li abbiamo anche in inglese, tra l'altro, vero Ornella? Sì, quelli di Nadia. Il libro di Nadia Terranova è stato tradotto in inglese. Il libro Addio Fantasmi adesso è tradotto anche in inglese. Niente ragazzi, è stata una bellissima serata, vi ringrazio, vi ringraziamo di averci seguito, ciao Alice nascosta dietro. Ciao Alice, grazie. E ricordiamo, Ornella, i prossimi appuntamenti, il prossimo già venerdì prossimo, però è il nostro appuntamento culinario, visto che il primo ha avuto un enorme successo di pubblico, e quindi continueremo a cucinare, però questa volta io sarò in regia, quindi Ornella sarà cuoca letterata, quindi torniamo un po' alle origini. Assolutamente, saremo come al solito insieme a Jack Italian, che è il nostro chef, che ci insegna a fare due cose, le trovate tutte sul sito, ci sono già gli ingredienti, per cui non ci sono scuse, venerdì si cucina insieme. Io ai fornelli, con lo mio sous chef che è Clara, amica del cuore, che diciamo che mi aiuterà a cucinare. E poi ci saranno un sacco di altri appuntamenti, quindi abbiamo un calendario molto ricco. Che piano piano vi annunciamo, quindi insomma seguiteci sempre su Facebook e Instagram. Sì, il 30 saremo con Igia Bascego, che è una bravissima autrice, per cui daremo man mano, stiamo preparando tutte le informazioni. Comunque grazie. 2021 ricchissimo. Ecco, benissimo, e grazie di essere stati con noi. Baci baci a tutti. Ciao. Ciao Martina. Ciao Ornella, buona serata. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.